siamo a Campocroce di Mogliano e stiamo inaugurando un'opera veramente importante anche dal punto di vista economico, perché è un valore di circa 2 milioni tra il fiume Zeretto e Rusteghin, un recupero ambientale che ha anche il significato e lo scopo di regimazione delle acque. Con questo intervento, finanziato dalla Regione Veneto, tra l'altro, si ha l'intento di migliorare la qualità delle acque, prima di tutto facendole rallentare, quindi riducendo anche il rischio idraulico, ma soprattutto denitrificare, quindi togliere quelle sostanze inquinanti che poi andrebbero a finire in Laguna di Venezia, con le conseguenze che per gli anni passati abbiamo visto: mucillagine e tutto quello che ne consegue. L'abbattimento che ci aspettiamo che il sistema possa arrivare ad avere è di 2 tonnellate per l'azoto anno, di azoto anno, e ha anche la possibilità di abbattere i picchi di piena del Zeretto. Infatti abbiamo un invaso di circa 2000 metri cubi di acqua di invaso in condizioni di piena. La fitodepurazione è il sistema naturale con cui può essere migliorata la qualità delle acque e attraverso l'apparato radicale delle piante e i batteri che vivono attorno a questo si riesce ad attivare un processo di nitrificazione e di denitrificazione, in sostanza di trasformazione dell'azoto che è presente in acqua in azoto che viene rilasciato in atmosfera e che è a quel punto respirabile e non dannoso. Oggi siamo qui per inaugurare questa importantissima opera, sia dal punto di vista idraulico, perché andiamo a risolvere delle criticità idrauliche che hanno creato spesso problemi di allagamenti e esondazioni, ma soprattutto andiamo anche a inaugurare un'opera che ha una valenza ambientale fondamentale, sia dal punto di vista della fitodepurazione delle acque, ma anche da un punto di vista paesaggistico. Si crea un'area umida, con quindi vengono favoriti degli habitat che sono favorevoli a fauna e flora.